Pensionati con gli assegni bassi, grazie a questo nuovo accordo governo-sindacati, riceverà per la prima volta la quattordicesima. È una buona notizia questa? Senz'altro sì, per i pensionati. Secondo voi è giusto consentire alle persone di poter andare in pensione a 63 anni, privilegiando soprattutto i precoci, chi svolge lavori usuranti e particolarmente rischiosi? Sì, sicuramente. Sicuramente può essere una buona considerazione da parte della categoria nostra, eh. poi ci sono anche altre categorie che possono prenderla un po' diversamente, comunque buongiorno. Vuole aggiungere qualcosa? No, no grazie. È giustissimo, eh, purtroppo eh, c'è gente veramente che ha lavorato una vita e si ritrova senza, senza niente. Secondo me è giusto. Così si liberano i posti, almeno così eliminiamo un po' di disoccupati. Assolutamente sì, lo trovo pienamente d'accordo a questo tipo di concezione. È difficile dare una risposta, anche perché bisognerebbe sempre sapere se ci sono i fondi per pagare le pensioni. Sicuramente, certo, <ride> l'ingresso dei nuovi lavoratori potrebbe permettere pagamento di queste pensioni grazie alle, ai nuovi, insomma, alle nuove leve? Sono, sono d'accordo perché diciamo, basare un'età pensionabile su, su, come si, su un fattore cronologico quando ci sono lavori che magari sono molto più usuranti di altri, credo che sì, sì pensionare persone che ovviamente che sia riconosciuto che abbiano svolto un'attività usurante e che quindi di conseguenza ha un carico sul fisico, sulla prontezza mentale durante il lavoro, credo che sì sia una, una buona cosa. Questa è un'eccellente notizia. Chiaramente mi auguro che ci siano modalità che possano estendere questo privilegio non solo a chi ne ha sicuramente diritto, quali quelli che svolgono lavori usuranti, anche a altri soggetti, risorse permettendo. Ecco, e come considera anche la ricongiunzione gratuita dei contributi? Questa pure è una buona notizia, eh, in quanto finora di fatto era difficile spostarsi da una cassa a un'altra perché la ricongiunzione onerosa rendeva eh, per alcuni impossibile il ricongiungimento, talvolta si trattava di importi molto, molto elevati che quindi impedivano una, la mobilità nel lavoro. La mobilità nel lavoro è molto importante. In realtà è una, è una notizia anche per me perché pensavo che ancora fosse, non sapevo che questa cosa fosse stata, diciamo, fosse stato tolto il. Questa sorta di tassa sulla ricongiunzione dei contributi. Sì, se è vero, credo che sia un'ottima notizia. Come la giudica la possibilità di poter andare in pensione prima e soprattutto di venire incontro ai precoci e chi svolge lavori usuranti? Ah, la, la pensione prima mi sembra un'ottima cosa, soprattutto per i giovani, per lasciare posto ai giovani. Quindi sono sicuramente d'accordo. Ci credo poco, mettiamola così. Penso il fatto delle, del pensionamento anticipato possa agevolarci perché comunque vengano, cioè comunque penso che si liberino numerosi posti di lavoro e il fatto che noi eh, possiamo entrare subito nel, nel mondo del lavoro penso sia... Sì Agevolati insomma, gli agevoli. Saremo agevolati pure noi perché entreremo comunque a far parte subito del mondo del lavoro e quindi sarebbe una cosa buona anche per noi giovani insomma. L'idea è assolutamente utile. È importante in questo momento ma le condizioni che stanno mettendo con l'anticipo e con l'assicurazione non, non le condivido affatto, credo sia troppo oneroso. Io c'è una risposta, guardi sto guardando proprio l'Inps adesso, c'è una risposta che mi ci mandano il fine, a novembre del 2020. Una mi sembra una, una buona cosa, io sono d'accordo su questo. È, è complicata la cosa quindi, non lo so, noi siamo in pensione ringraziamo Ormai. Dio. Un saluto a tutti e bentornati all'appuntamento con l'Abor TV. Dal video che è andato appena in onda avrete capito come lo speciale del video forum di oggi della Web TV della CISL sarà interamente dedicato all'importante accordo siglato la settimana scorsa dal governo e dai sindacati. Sulle pensioni e di questo tema così delicato, un tema caldo del momento, una sorta di croce e delizia per tutti noi italiani, ne parliamo oggi in studio con il segretario confederale della CISL, Maurizio Petriccioli, che è in quei tavoli. C'è stato e eh, eh, tra breve insomma, ci dirà quello che, che ha potuto insomma, rilevare, e con il giornalista del Sole 24 Ore, Giorgio Pogliotti. Eh, tra poco ci raggiungerà qui in studio anche la segretaria generale della CISL, Anna Maria Furlan. Ecco, eh, prima di iniziare il dibattito qui in studio mi rivolgo proprio al pubblico che spero ci stia seguendo eh, numeroso da casa, dai luoghi eh, di lavoro. Se avete delle domande da inviare oppure da fare al nostro segretario Petriccioli, alla segretaria Furlan... Potete scrivere eh, sulla pagina eh, Facebook della CISL eh, nazionale oppure inviare degli SMS o dei messaggi tramite WhatsApp al numero 344-2614-744. E in attesa appunto che ci giungano i vostri quesiti, spero eh, numerosi, apriamo il dibattito. Io do subito la parola a a Giorgio Pogliotti che incomincerà ad interagire con il nostro segretario Pedriccioli. A te Giorgio. Ah sì, io vorrei chiedere a Pedriccioli, ecco, nel verbale d'intesa poi che avete firmato, appunto, che avete siglato con il governo, ci sono una serie di aspetti che sono, diciamo, su cui c'è stata convergenza, su altri invece ancora dovete, dovete, appunto, state, dovete confrontarvi. Con, eh, poi con due archi di tempo, diciamo, due archi temporali diversi. L alcuni temi sono proprio considerati emergenze quindi dovrebbero trovare risposta nella prossima legge di bilancio, quindi per questi temi si dovrebbe trovare una risposta quindi, entro il 15 ottobre e altri invece no, avranno un orizzonte temporale anche più lungo. Eh, volevo chiedere appunto a Petriccioli eh, se può spiegarci eh, appunto, quelli che sono i temi che restano appunto, sul tavolo da affrontare e che tipo di ipotesi si stanno... Si stanno eh, Avanzando oh, su questi temi. Ecco. Eh, sì, il eh, verbale <coughs> di sintesi di questa intesa che è stata fatta con il governo, eh, appunto, divide eh, gli argomenti per le ragioni che lei spiegava, e cioè eh, sette dei punti che abbiamo trattato, abbiamo ritenuto che fossero meritevoli di una risposta immediata, quindi di metterli in applicazione dal 1 gennaio 2017. Per fare questo occorreva farli rientrare nella legge di stabilità perché era necessario, essendo onerosi per il bilancio dello Stato, era necessario che questi punti avessero una copertura, che questa copertura fosse come si dice, bollinata dalla ragioneria generale dello Stato, e cioè che le spese fossero opportunamente coperte. E, sono certo che parleremo quindi anche di questi punti, ma la domanda era attinente al fatto che effettivamente due di questi sette punti, e cioè in particolare le professionalità che devono essere riconosciute, per poter eh, permettere di usufruire del prestito pensionistico agevolato, cioè dove io ottengo il prestito, ma in realtà buona parte di questo prestito, dobbiamo adesso decidere a che soglia di reddito e di trattamento, però tra i 1.300 e i 1.500 euro lordi sono completamente ammortizzati da un intervento dello Stato. Quindi io vado in pensione, mettiamo a 63 anni, Siccome posso o rientro nelle casistiche, facciamo un esempio su cui mi sento particolarmente tranquillo, sono un operaio edile oppure sono un operaio che lavora in altezza. Benissimo, sicuramente rientrerò in questa graduatoria di categorie che svolgono lavori gravosi, rischiosi, pesanti e quindi avrò la possibilità che pur prendendo il prestito pensionistico quando arriverò ai 66 anni e 7 mesi e l'INPS mi comincerà a erogare la mia pensione, la rata di ammortamento che devo restituire all'INPS sarà azzerata da un intervento in parte un, un intervento diretto con, con, con soldi effettivi e in parte con un credito di imposta sulla componente costo assicurativo e interessi bancari. Quindi chiarire... Qual è questa classificazione di mestieri, di professionalità particolarmente gravosi e pesanti, sarà determinante per capire chi potrà andare in pensione a 63 anni col prestito pensionistico senza dover poi pagare quella rata che i nostri ascoltatori ritenevano in alcuni casi anche onerosa, pesante e a tal punto da consigliarli di non andare in pensione prima. La stessa cosa verrà anche per i benefici sui lavoratori precoci. lavoratori precoci, abbiamo definito insieme al governo, saranno quelli che eh, hanno cominciato a lavorare fra i 14 e i 19 anni e su questi facciamo due tipi di intervento il primo intervento per tutti i lavoratori precoci, cioè per tutti quelli, per tutti i lavoratori che andranno in pensione con il canale della pensione anticipata. Si chiama anzianità per chi vuole capire di cosa stiamo parlando. Chi va via con l'anzianità e ha requisito a 42 anni 10 mesi se si trova all'interno di questa classificazione che, come giustamente è stato ricordato, nei prossimi 15 giorni abbiamo già iniziato ieri ad Onor del Vero, nei prossimi 15 giorni deve essere risolta per poi inserirla all'interno della normativa attraverso la legge di stabilità o con un DM specifico, è possibile che si usi anche un veicolo di questo tipo. Beh, chi sarà all'interno di, di questi lavori avrà la possibilità di andare via non a 42-10 mesi gli uomini, non a 41-10 mesi le donne, ma a 41 e quindi è un punto di negoziazione ancora aperto, per noi particolarmente importante perché riguarda il futuro previdenziale di molte persone che noi rappresentiamo. Ci sono poi, per tenere dentro tutta la domanda che mi è stata fatta, molti argomenti che devo dire in realtà sono stati molto discussi. Non è che di quelli che abbiamo definito si è parlato di più e invece sulla previdenza complementare si è parlato di meno? O sulla pensione di garanzia per i giovani che hanno tutto il contributivo si è parlato di meno o di come dividere assistenza e previdenza smettendo di farci fregare eh, dal, dall'Eurostat che dice che noi abbiamo la spesa previdenziale più alta di tutta Europa e noi insistiamo a ragione a dire che non è vero dicendo che la comparazione che viene fatta è una comparazione che tratta argomenti diversi come se fossero tutti facenti parte di spesa previdenziale. Faccio un esempio, in Italia c'è il TFR. Il TFR esiste solo in Italia, non esiste nel resto dell'Europa perché viene messo direttamente in busta paga. Il TFR ci viene caricato come spesa previdenziale. 1,2 punti in più rispetto agli altri paesi europei che noi ci imputano come spesa previdenziale in realtà è il TFR. Faccio un altro esempio. Le pensioni in Italia seguono l'aliquota marginale dell'IRPEF, in altri paesi penso alla Germania, essendo... Già tassati alla fonte perché è guadagno che poi viene rimesso all'interno del montante contributivo delle singole persone. In Germania, per esempio, viene tassata ad un'aliquota fissa attorno al 15%, e così in altri paesi. È chiaro che se in Italia togliessimo il valore del fisco che è a 42 miliardi che ricade sulle nostre pensioni, noi dovremmo avere una spesa previdenziale depurata di questi 42 miliardi e saremo quindi di due punti e mezzo sotto la media europea. Come, come si può vedere il gioco delle tre carte a volte Ma, viene fatto anche a Bruxelles. Il governo quindi, concretamente come farà diciamo, a non contabilizzare più eh, Quest'area grigia, diciamo, di assistenza-previdenza dovrà, assistenza con... Trattino previdenza, dovrà concordarlo con eh, Istat e poi Eurostat, in modo tale che fornendo una letteratura di supporto a questa tesi che al tavolo stiamo analizzando, siamo, siano in grado i nostri commissari di sostenere la tesi che ciò che Eurostat mette come spesa previdenziale in realtà non è spesa previdenziale ma è altro. E quindi andiamo a pulire anche una valutazione che ci vede sempre, nonostante che abbiamo avuto la riforma pensionistica più pesante di tutta Europa, avendo collocato oggi, non fra 15 o 20 anni come negli altri paesi, ma avendo collocato oggi a eh, 67 e 6 mesi l'età di vecchiaia, beh allora si tratta anche però adesso di andare a vedere cosa effettivamente previdenza e che cosa non lo è. Quindi, Pensando a tutti questi argomenti, se ne è parlati molto, non c'era la necessità di portarli dentro la legge di stabilità, ma sono davvero molto importanti. Penso al futuro dei giovani che hanno il contributivo puro, penso alla pensione di garanzia che permetta in qualche maniera di avere garantita un'adeguatezza della futura pensione che sappiamo ha un tasso di sostituzione con il calcolo contributivo molto più bassa di 20-30 punti rispetto a quella che abbiamo conosciuto con il sistema di calcolo retributivo, argomenti anche come quello della valorizzazione della tutela del lavoro di cura, che per spiegarlo ai nostri ascoltatori significa che insieme al governo dobbiamo individuare qual è un lavoro di cura inteso come lavoro sociale, io assisto mio figlio o un mio genitore o un parente di primo grado, con il sistema contributivo se prendo aspettativa sul posto di lavoro io ho un buco di contributi per quel periodo. Ho il diritto a andare in aspettativa, ma non ho una copertura contributiva. Allora il governo con noi deve decidere quali sono questi lavori di cura intesi come meritevoli socialmente e a questi affiancare una copertura con i contributi previdenziali, perché sicuramente quel lavoro che la persona va a fare è un lavoro sociale, è un lavoro di tenuta della rete sociale e di coesione sociale che serve anche allo Stato, che altrimenti si troverebbe a dover magari ospitare in una sua struttura sanitaria spendendo molto di più quella persona che invece meglio può essere curata a casa. Quindi insomma, c'è un insieme di argomenti davvero molto diversi, ma anche importanti per il 2017, ma anche guardando al futuro e alle nuove generazioni che devono traguardare il loro sistema previdenziale innovativo, quello del contributivo. Insomma. Ecco, ma, dire, non un po'... Perché una delle critiche ricorrenti è che vi siete preoccupati degli attuali pensionati, però poco invece di, dei, dei giovani che avranno delle pensioni da fame. Non è un'emergenza anche quella, non, non era il caso di dare delle risposte eh, anche su quel tema. Faccio solo un esempio. Mi ricordo eh, il governo Berlusconi, Sacconi, ministro del lavoro, eh, introdusse un'unatanto, una, una sorta di, tf, di TFR pagato anche ai collaboratori. Ebbene, i paletti erano talmente tanti che poi ricordo che appunto nel primo anno di applicazione sperimentale fu qualche, qualche migliaio, poterono poi utilizzarlo concretamente. Ma potremmo fare tanti altri esempi eh, appunto di tutte le, le giovani partite IVA eccetera che hanno... Che Pagano no, i versamenti previdenziali di cui appunto non beneficiano. Allora, voglio dire non era il caso per il sindacato anche di aprire diciamo, all'interno di questa grande partita sulla previdenza, interessarsi non solo diciamo, dei pensionari che sicuramente sono un tema, ma anche aprire una grossa questione giovani e, e soprattutto poi che poi non sono manco più tanto giovani perché poi molti hanno 40 anni, insomma, no? ecco, giovani e, e appunto i precari. Non era altrettanto emergente questo tema? Assolutamente sì. E il, abbiamo una valutazione diversa, siamo convinti di averlo fatto. È ovvio che stiamo nella realtà delle, come dire, de, di, di contesti politici ed economici nei quali un negoziato si svolge. Il contesto economico finanziario era un contesto che metteva nella disponibilità per il prossimo triennio 6 miliardi e quindi ovviamente gli interventi dovevano essere un po' come dire suddivisi fra i giovani, i pensionandi e i pensionati e questo è un po' il lavoro che abbiamo fatto. Io vorrei subito far cogliere una cosa che già dal 1 gennaio 2017 va a vantaggio dei giovani ed è il ragionamento delle ricongiunzioni onerose. Ora i giovani, o meglio più che i giovani, quei 35-40 anni, anni di cui lei parlava, hanno iniziato a lavorare più o meno attorno all'inizio degli anni 90. 95, metà anni 90 e hanno iniziato in un percorso storico dove eh, si pensava eh, che alla sfida competitiva si potesse rispondere diminuendo il costo del lavoro e non alzando e eh, andando nella via alta e quindi nella qualità del lavoro, nella, nella via alta dello sviluppo. Questa operazione portò alla creazione eh, di, di, di quelle assurde sigle, acronimi dei COCOCO, COCOPRO, COCO insomma le collaborazioni a titolo più diverso, progetti a volte anche non del tutto veritieri, lo abbiamo detto e anche provato in molti tribunali in cui purtroppo si mascheravano rapporti di lavoro a tempo indeterminato che in realtà c'era una subalternità e veniva mascherata con queste Coco Pro. Quei lavoratori hanno cominciato, hanno una storia contributiva che abbiamo esaminato bene prima di fare la norma sul cumulo. Gratuito dei contributi, hanno una storia contributiva davvero spiazzante perché loro cominciano col 13% di contributi, poi passano al 17% di contributi, poi passano al 24% di contributi, al 27% di contributi e finalmente adesso sono più o meno, come il lavoro dipendente, al 30% di contributi. Che cosa abbiamo fatto per questi giovani o già giovani? Abbiamo fatto questo, abbiamo reso gratuito il cumulo di tutti i contributi versati a prescindere dalla gestione in cui sono stati versati i contributi. Cioè dal 1 gennaio 2017 un ragazzo che dopo essere stato per 10 anni all'interno del, del, della gestione separata dell'INP, perché era lì che si versavano i contributi, ha trovato un posto di lavoro fisso e quindi è passato al fondo lavoratori dipendenti e quindi all'INPS al fondo lavoratori dipendenti. Quando dovrà andare in pensione, con il sistema attuale, spostare i contributi dalla gestione separata al fondo lavoratori dipendenti per lui era molto oneroso perché non c'era la possibilità di cumulare questi contributi. La ricongiunzione era onerosa. Ricordo qualche. Centinaia di mail che ci sono arrivate cioè, in cui ci segnalavano questo problema come un problema che cioè. doveva essere risolto. Lo abbiamo risolto, lo abbiamo risolto con il cumulo gratuito e con il calcolo prorata perché oltre a questi giovani in questa gabbia pazzesca c'erano anche tutti i lavoratori pubblici che non per scelta loro, ma per esternalizzazione dei servizi in cui loro lavoravano, pensano a tutte le municipalizzate, gas, acqua, nettezza urbana, tutti quei lavoratori per portare il loro contributo. Tra l'altro tecnicamente più pesante, cioè più importante, in una cassa gestione con un contributo meno importante, dovevano assurdamente pagare. Abbiamo sanato questa cosa. E poi sui giovani. Ho provato a accennarlo prima, ci sono almeno tre misure fondamentali nella fase 2, cioè in un negoziato che partirà da, da, da gennaio 2017, insomma, sostanzialmente. Ne ho accennata una: la pensione di garanzia, ho detto il perché. Il governo condivide con noi l'esigenza di creare una pensione di garanzia, cioè uno zoccolo di base che restituisca, sommato poi ai contributi versati e alla previdenza complementare, restituisca un tasso di sostituzione il più possibile vicino al livello di stipendio che uno possedeva prima di andare in pensione. Ma poi ancora, voi sapete che per i giovani non esiste un problema di flessibilità. Il problema di flessibilità dal mercato del lavoro, i 66 anni e 7 mesi, è una trappola in cui stanno le persone che hanno il sistema misto. Okay? I giovani che hanno solo il contributivo potranno andare in pensione già oggi, già con la Fornero a 63 anni, ma c'è una soglia. Per andare in pensione devi avere almeno un valore del tuo trattamento pensionistico pari a 2,8 il trattamento IMSS che è di 500. Euro. Se tu hai una pensione più bassa non puoi andare in pensione. Siccome ho appena spiegato che il tasso di sostituzione è più basso, è evidente che moltissimi di loro avranno una soglia più bassa. Abbiamo scritto e negozieremo con il governo la riduzione di questo tipo di soglia e comunque la revisione dei coefficienti di trasformazione. Per il calcolo contributivo. Questo è un argomento tecnico, immagino che voi mi guarderete male quando lo spiego, però eh, eh, per le persone è importante. Il trattamento pensionistico, per essere il più semplificato possibile, si calcola così. Tutti i contributi che ho versato nella vita lavorativa li sommo e alla fine li moltiplico per un coefficiente che diventa il coefficiente di trasformazione che mi fa ottenere il risultato della mia futura pensione. Questo coefficiente di trasformazione è legato alle aspettative di vita. Spiego il perché. Perché più vivo, meno mi vuoi dare in modo tale che il sistema sta in equilibrio. Però chi non sta in equilibrio sono io, semplicemente perché ho poca pensione per poter far vivere la mia famiglia dignitosamente e la mia persona. Allora il problema è di Abbassare la soglia dei 2,8, ma anche rivedere il coefficiente di trasformazione. Non abbiamo concordato una proposta, la proposta ce l'abbiamo noi come CISL, l'abbiamo anche scritta nella piattaforma unitaria. La nostra proposta è il calco, che il calcolo deve essere fatto con il coefficiente prorata, cioè un coefficiente che ogni biennio somma i contributi versati e li moltiplica con il coefficiente di quel momento. E la mia Futura pensione diventa la sommatoria di tutte, le future, di, di tutte le pensioni biennali che ho calcolato nella mia storia lavorativa. C'è un importante recupero nel tasso di sostituzione del futuro trattamento pensionistico. Quindi, come vedete abbiamo ritenuto fondamentale e urgente, non urgente da risolverla entro, certo. entro 15 giorni, ma urgente da affrontarla nell'anno prossimo. Vorrei anche dire, non è rientrato in questo accordo, ma ne abbiamo parlato con il sottosegretario Nannicini, che anche in riferimento alle partite iva e quindi a questa condizione particolare io per esempio sono molto interessato per motivi affettivi e familiari alle partite iva beh è evidente anche lì c'è un intervento che il governo farà che noi siamo informati di questo intervento una riduzione del cuneo contributivo per le partite iva ora ver verifichere ne verificheremo la consistenza ma sicuramente anche qui questo sarà un intervento importante a favore di, di leggi di bilancio risorse. faranno questa riduzione? Sì. Sì. Quindi riduzione del contributiva delle partite IVA, sì. Ci sarà in legge di bilancio. Sì. Vi voi, hanno voi vi quantificato più o meno quanto potrebbe essere. 24-25%, quindi 2-3 punti in meno rispetto sì. agli attuali 27. Qui cioè, vuol dire che avranno contributi. Sostanzialmente dovranno pagare il 24% per 72. pagheranno meno esatto. contributi previdenziali esatto, pagheranno ma meno. ci sarà una contribuzione figurativa poi considerando che siamo con un sistema contributivo mm. per loro oppure? Al momento c'è proprio una riduzione mm. del, del contributo previdenziale non vorrei diventare troppo tecnico sì. aiutatemi anche sì. a, a non esserlo eh, però questo meccanismo che vedrà già eh, una sua uscita per questo particolare segmento da vero importante di lavoro come le partite IVA che non sono tutte finte ma che spesso rappresentano scelte di persone che sono interessate a portare avanti le loro competenze in un lavoro professionale proprio e quindi che comandano loro stessi, e, beh, queste, queste persone segnaleranno un punto che è esattamente quello della, della necessità poi di ricorrere a eh, un meccanismo legato che è quello della pensione di base. Perché, oltre al tema del lavoro dipendente, quindi del, del tasso di sostituzione che si riduce rispetto al calcolo attuale fatto con il sistema retributivo, abbiamo anche il tema delle partite IVA che sono tante, che sono la nuova generazione alle quali dobbiamo affidare, da un lato, questo, questa tipologia di pensione di garanzia e dall'altro e spero anche qui si possa fare un passo avanti in una revisione forte della previdenza complementare voi sapete che la previdenza complementare in questi anni ha dato un ottimo risultato ma allora, la rivedono la tassazione? visto che hanno alzato dall'11 al 20 avete avuto qualche risposta da questo punto di vista? beh credo che il governo eh, insomma abbia, abbia credo per, per natura Essendo un governo così con l'acca un po' aspirata, per natura non diranno mai che hanno sbagliato. Però è stato evidente che hanno trattato la previdenza complementare come una rendita finanziaria, sì. portandola dall'11,50 al 20%. Loro dicono che vogliono rilanciare la previdenza complementare anche con meccanismi per incentivare l'adesione Ce ne sono diversi, penso ai meccanismi inglesi la, l, per i quali io vengo iscritto appena vado a lavorare a un fondo pensione, poi sono io che scelgo con una lettera se rimanere o meno. Quindi certo. ci sono vari meccanismi. Io penso che il governo che vuole rilanciare la previdenza complementare, la prima sì, cosa no, che certo. deve fare è, è di ridurre, come, come in tutta Europa. Ecco. Certo. Noi, noi diremmo al governo: guardate, che siccome ci portate sempre come riferimento l'Europa, in questo caso lo faremo noi, guardate che in tutta Europa, anzi potremmo anche aggiungere sfidando il governo, e perché non facciamo una tassazione ulteriormente più bassa dell'11,50 se i fondi pensione avranno la capacità di investire in appositi veicoli per sviluppare le infrastrutture di questo Paese, per intervenire nell'economia reale, però dateci un segnale, cioè, vero? In allora, tutta il mondo sono degli strumenti di finanziamento di, di infrastrutture, eh? in Italia se vai a vedere poi nel dettaglio investono prevalentemente su strumenti esteri. No? Quindi... Esattamente, e io insomma, ho curato particolarmente questi aspetti, so che c'è un limite di legislazione, c'è anche un limite di veicoli finanziari, quindi anche il nostro mercato finanziario cioè, lo dico a un prestigioso no, poi, 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 giornalista del Sole sono 24. ore bene investiti, perché poi sono i soldi che devono, devono fruttare. Quindi, cioè, la missione cioè, primaria essere, eh, è sicuramente però, quella di costruire. Però pensione, si riesce a far incontrare eh, il, la, il rendimento con anche lo sviluppo. Poi, questo paese, il fatto che i soldi possano essere utilizzati per lo sviluppo di questo paese, diciamo, no? si centrerebbero gli obiettivi. Io avrei un'ambizione, quella di andare in un'assemblea e raccontare ai lavoratori di un importante rendimento per la loro futura pensione, ma anche di dire per esempio che con quei soldi sono stati costruiti ospedali, autostrade, certo, certo. infrastrutture, una banda larga e dire... Il sistema attorno a te funziona meglio grazie anche agli investimenti che col tuo risparmio previdenziale il fondo stesso ha fatto. Spero che ce l'abbia anche il governo e allora lì certo si tratta di fare come negli altri paesi, di ridurre non all'11.50 ma quasi di azzerare i soldi che vanno a finire nel, come dire, in opere perché poi ci potrebbe essere una regia del governo stesso a indicare due o tre settori. Non 350 mm. settori come in quel decreto che qualche anno fa fu fatto eh, in cui Sostanzialmente si permetteva di riportare dal 20 all'11.50 chi faceva investimenti in, in alcuni settori è fallito miseramente. Ecco, lì ci vuole una regia, il governo dice si punta sul turismo, si punta sulle infrastrutture, si punta sul potenziamento delle piccole e medie imprese, si indicano dei veicoli, penso ai mini bond migliorati, penso a investimenti, fondi un fondo di fondi che può, potrebbe essere in grado anche di guardare con attenzione a investimenti infrastrutturali, sono molto lunghi nel tempo, cioè, per avere un rendimento, un rendimento sono, cioè, sono perigliosi, vanno visti bene. Ma se definiamo tutto questo sarebbe davvero un'ambizione importante quella mia. E questo rientrerà nella seconda nella fase? Nella seconda fase del nostro accordo e quindi ci sarà questo dibattito. Ecco, vogliamo cominciare a rispondere ai nostri telespettatori? Allora, il signor Silvestro Maniscalco scrive, vorrei chiedere una piccola cosa ai segretari presenti in studio. Eh, riguardante Ape, anticipo pensionistico, la mia domanda è se durante l'erogazione dell'ape verranno erogati dall'Inps anche gli assegni familiari. Vi ringrazio in anticipo per la vostra risposta. Oh, allora facciamo una premessa brevissima e poi rispondiamo. Eh, ovviamente noi qua siamo in presenza di un accordo, non abbiamo la norma dettagliata che verrà scritta solo nel momento in cui ci sarà la legge di stabilità. Ok, è certo. giusto ri ricordarlo. Sì, sì. Allora io una certezza a questa persona non sono in grado di darla. Se noi immaginiamo che il reddito ponte o prestito pensionistico è qualcosa che sta in analogia con un super ammortizzatore sociale, io risponderei in quel caso sì. Gli assegni familiari ci sono perché se le persone sono in cassa integrazione invece che in NASPI, perché ormai abbiamo questi nuovi acronimi, non esistendo più la mobilità, gli assegni familiari vanno erogati. Se invece si tratta di un reddito ponte del tutto anomalo e diverso rispetto a quanto visto fino ad oggi, è solo la nuova normativa che sarà scritta nella legge di stabilità che mi potrà dire se gli assegni verranno o meno erogati. Quindi purtroppo mi scuso, ma per correttezza lo lascio nell'indeterminatezza. Ho ben capito Tanto però che ponendo, la domanda, gemi, ponendo certo. la domanda mi sta anche dicendo cercate di farci avere almeno gli assegni familiari. La signora Gabriella Viganò chiede, sto seguendo le trattative col governo riguardante le pensioni, ribadisco che i lavoratori precoci sono lavoratori che hanno iniziato a lavorare in minore età, che è 18 anni. Mi auguro che il sindacato a cui sono iscritta, nonostante tutto da quasi 40 anni, tuteli questa categoria e lotti per 41 per tutti, senza se e senza ma. Sì. Eh, io ricordo alla signora Gabriella che tanto abbiamo fatto una bella operazione allargando la fascia dei precoci da 14 a 19, contrariamente all'impostazione 14-18 che era come dire, sia eh, nel, nelle corde del governo sia ormai definita eh, anche in tutti, in tutti i giornali. Eh, e poi devo, devo segnalare questo, che i 41 anni purtroppo verranno dati come lavoro precoce a tre tipologie, abbiamo già detto prima, quella dei lavori usuranti pesanti, gravosi, quella di chi ha requisiti soggettivi personali, cioè chi è invalido, chi, è, eh, chi ha un handicap eh, oppure chi fa lavori di cura con un parente di primo grado che magari è invalido, non autosufficiente o ha un handicap. Questi eh, saranno come terza categoria. Um, definiti con tutti i disoccupati e gli inoccupati che hanno terminato i, i, gli ammortizzatori sociali. Quindi queste tre tipologie che hanno cominciato a lavorare da 14 a 19 anni e hanno messo insieme in questi 5 anni almeno 12 mesi di contributi anche non continuativi, questi vanno via a 41 anni di contributi. Eh, Io posso solo... No. Certo. no, siamo attenti quando diciamo, tu, eh, diciamo garantire un diritto per tutti senza se e senza ma, consideriamo che stiamo sempre parlando comunque di risorse pubbliche, eh, che siamo in una fase in cui i soldi pubblici sono pochi e quindi è inevitabile che in una trattativa col governo eh, si debba trattare anche su cosa, criteri per cui... Eh, garantire un diritto a qualcuno e ahimè qualcun altro non potrà averlo perché stiamo parlando comunque di risorse della collettività e, quindi, e, e, e stiamo parlando comunque di un numero di risorse che sono definite quindi vuol dire che la coperta è quella e se, se ne allochiamo di più da una parte eh, daremo meno garanzie ad altri lavoratori dall'altra parte e parliamo di soldi della, garantiti dalla fiscalità generale cioè da tutti ecco, solo vorrei, vorrei integrare questo perché lo condivido quanto veniva detto, dando anche una dimensione eh, dei 2 miliardi sui lavoratori precoci con, con due interventi, uno è quello che ho appena finito di spiegare, l'altro è quello di eliminazione strutturale delle penalizzazioni per i lavoratori che vanno a 42,10 se uomini o a 41,10. Abbiamo messo 600 milioni. Cioè abbiamo messo un terzo dell'intera somma complessiva, quindi non abbiamo messo poco. Le platee sono enormi. Eh, fare un intervento. Delle stime su Beh, ave ave avevamo fatto una simulazione. Eh, per riconoscere quattro eh, mesi a, tutte le, a tutti i precoci che avevano almeno un anno dai 14 ai 18 la spesa era un miliardo e mezzo, cioè avremmo dovuto scegliere esattamente quello che è stato detto, che il negoziato si faceva solo sui precoci. I problemi che abbiamo affrontato sono tanti, allora qual è la bussola giusta per la CISL? In una situazione come quella, poche risorse, tante necessità da accontentare, le persone non sono tutte uguali. Noi diciamo i lavori non sono tutti uguali, ma neanche le persone. Credo che siamo andati incontro a chi sta peggio, cioè ai disoccupati, a chi ha un problema di invalidità di, oppure che ha fatto un infortunio sul lavoro e non può più svolgere quel lavoro, e il terzo a chi sta in quelle categorie di lavori gravosi e usuranti. Poi, non diciamo l'avvertenza. Si parla, di lavoro, si parla di del concetto di stress del lavoro correlato, che è, concetto, che è un concetto molto nuovo per l'Italia. Esatto. Dentro è... ci puoi mettere anche è... chi non fa solo un lavoro gravoso dal punto di vista fisico, ma, anche, ma anche dal punto di vista. Sì. Psicologico, insomma, di no? Sì, che, devo ehm, dire ehm. che è stato fatto un bel lavoro da questo punto di vista, andando a prendere anche delle esperienze importantissime dell'Europa del Nord e la letteratura dell'Europa del Nord, che è sullo stress correlato a, a, a materiale molto importante. Che penso e gli infermieri, penso agli insegnanti no? Dele, delle, delle della scuola, scuola d'infanzia, infanzia, degli asili eh. nido, eh. Gli certo. Poi. Anche lì andiamo a selezionare, certo, certo. mettiamo gli operai edili, non gli edili, perché la persona che sta a fare le buste paga è del contratto degli edili, certo. ma non lo mettiamo. E lì uguale il personale sanitario, se lo devo definire, sicuramente credo che chi sta in oncologia, chi sta in sala operatoria, chi sta in medicina che ha a che fare con i lungodecenti, beh è chiaro che ha problematiche, sindromi, difficoltà molto più perigliose di chi fa un altro servizio, chi magari ha il contratto della sanità ma sta in amministrazione, i lavori sono diversi e le persone sono diverse. Quindi abbiamo purtroppo, tenendo conto delle problematicità anche in cui si svolgeva il negoziato, scelto di andare incontro prima di tutto ai più deboli. ripeto L'azione sindacale non finisce qui, il negoziato non finisce qui, andiamo avanti e cerchiamo di portare a casa il risultato per tutti. Ecco, leggiamo un'altra richiesta, un'altra domanda che ci viene dal signor Francesco. Sono un lavoratore in bombilità dal 2014 al 2018, ho 57 anni e 32 anni di contributi compresi due di mobilità. Non ho mai riscattato gli anni di laurea. Qualche tempo fa ho sentito che ne avete parlato nell'ambito proprio della riforma delle pensioni. È un'ipotesi ancora in piedi? In che termini? Ecco, ci aiuti a capire, segretario, tutta questa partita dell'importanza di riscattare oggigiorno gli anni di laurea? Perché prima non era così tanto favorevole la cosa e neanche così tanto semplice poi. Allora, proprio per i problemi che abbiamo detto prima relativi alle risorse, in, un, in una prima mh, analisi noi avevamo valutato anche il riscatto gratuito della laurea, ma i costi sono molto alti, bisognerà arrivarci, soprattutto per i giovani e per i ragionamenti che abbiamo fatto ma bisognerà arrivarci Bisogna avendo a disposizione inizio. risorse che ci permettano di fare questo salto. Tanto abbiamo portato nel cumulo gratuito di cui abbiamo parlato, cioè nella possibilità di mettere insieme i contributi previdenziali versati in gestioni diverse, abbiamo, la abbiamo messo la possibilità di utilizzare chi ha fatto il riscatto della laurea ha la possibilità di utilizzare il riscatto della laurea anche ai fini della pensione di anzianità e quindi non solo perché migliora il futuro trattamento economico ma anche per raggiungere il requisito pensionistico dei 42,10 se quindi uomo se 41. quindi se ne può andare prima e questa è una cosa importante la situazione però, l'ho sentita un po' al volo, ma la situazione del signor Francesco non gli consiglierei di riscattare la laurea perché se non capisco male lui arriva prima con il prestito pensionistico che non con con l'anzianità, perché mobilità mi... Dal ma quanti, anni, quanti contributi ha? Ho 57 anni e 32 anni di contributi, eh. compresi i due di mobilità. Anche se avesse fatto un corso di studio di laurea Lungo, mettiamo 5 anni, da, da 32 arriva a 37, mentre a 57 anni lui se arriva a 63 con il, pre, con il così. prestito pensionistico certo. esce. Certo. Pogliotti, qualche altra domanda qui sì, per il nostro? Sì, territorio. sì, no, io volevo capire appunto, rispetto diciamo, al pacchetto di proposte che vi ha presentato il governo, quali sono quelle diciamo, che giudicate su cui c'è maggior consenso a parte vostra? e Invece anche le criticità, diciamo, gli elementi di perplessità. Beh, eh, allora le, le, devo dire che eh, ci sono. È, è soggettivo quello che sto dicendo, però ci sono due punti che mi, mi piacciono particolarmente e mi stanno particolarmente a cuore. Uno l'ho già raccontato, è quello delle ricongiunte. Del di dare una soluzione al problema delle ricongiunzioni onerose, perché non si poteva proprio vedere, cioè era un'ingiustizia un palese... Una, una... che noi non facciamo altro che pontificare sul fatto alla fine del, del posto fisso, esatto, eh, la mobilità, esatto, bisogna, esatto. dovete adattarvi a fare più lavori, esatto. lavori diversi, uno, uno li prende in parola nella propria carriera lavorativa, fa diversi lavori e poi non può per la ricongiunzione di questi diversi spezzoni di carriere lavorative che precedentemente peraltro non era onerosa è stata è, dal governo Berlusconi introdusse l'onerosità che era appunto un controsenso rispetto a tutta la, la retorica che viene fatta sulla bellezza del, del, del lavoro flessibile insomma. perfetto, non, non devo aggiungere niente, <ride> è solo ricordare è appunto è come hai detto è una norma del 2010 che nasceva in realtà con uno scopo preciso che era quello di impedire alle donne Scusate del se pubblico. vi interrompo un prego, attimo, siamo prego. in diretta, quindi questo è il bello della diretta. Sì. È arrivata, l'aspettavamo da tanto, la segretaria generale della CISL, Anna Maria Furlan. Molto bene. Siamo tornati in studio, do subito la parola al giornalista del Sole 24 ore. Giorgio Pogliotti che intervisterà la segretaria generale della CISL Anna Maria Furlan, che il bello della diretta, lo dicevamo prima, ci ha appena raggiunto qui in studio. A te Giorgio, grazie. Eh, io volevo sapere, voi come sindacati avete presentato una piattaforma unitaria proprio sul tema delle pensioni. Eh, volevo capire appunto quanto poi di questa piattaforma è stato recepito in questo verbale di intesa che avete fatto. E, e capire anche poi perché appunto vi siete limitati a fare. Siglare un verbale e non invece un accordo, insomma, che forse poteva in qualche maniera avere un peso specifico un po' maggiore. Ecco. Sì, intanto mi scuso per il ritardo, ma eh, stamattina avevamo in programma un interessante, importante convegno della CIS, le proposte della CIS sul tema dell'immigrazione che ha appassionato davvero tanto e quindi è andato oltre i tempi che avevamo immaginato. Ma eh, io credo che eh, sul il tema dell'accordo che abbiamo siglato, del verbale di accordo che abbiamo siglato e la corrispondenza con la piattaforma vi siano alcune questioni nodali che trovano davvero da parte nostra un grande consenso. Intanto per la prima volta si riconosce che in questo paese non tutti i lavori sono uguali. Il grande errore della riforma Monti Fornero era stato esattamente questo, aver innalzato di tanti anni l'asticella dell'accesso alla pensione senza differenziare tra lavoro e lavoro, ma anche tra condizione soggettiva, eh, tra lavoratore e lavoratrice, altro lavoratore e altra lavoratrice. E poi il grande cambiamento è il ripristino di un tema di equità e di solidarietà eh, tra le diverse generazioni che nel tempo si era perso. Anzi, al contrario, per molto tempo in questo Paese si è teso anche sui temi della previdenza a spaccare le generazioni. Avere trovato un modo per tenere insieme i bisogni dei giovani, quello di chi non è ancora in pensione ma non è più giovane e dei tanti anziani e anziane del nostro Paese credo sia eh, la vera conquista importante. Eh, gran parte delle questioni che noi avevamo poste hanno già trovato risposta in questa prima fase eh, del lavoro, altre la troveranno nella seconda fase, ma eh, la flessibilità in uscita, riconoscere che i lavori non sono tutti uguali e nemmeno le condizioni delle persone e aver tenuto insieme i bisogni di almeno tre generazioni credo sia... Eh, la cosa più importante che portiamo a casa. Non ultimo, eh, anche rispetto alle questioni che questa mattina abbiamo visto sul DEF, eh, la prossima finanziaria, aver vincolato per tre anni eh, una media di 2 miliardi all'anno, quindi 6 miliardi, al tema della Previdenza, credo sia una cosa molto, molto importante come sindacato non, non, avete, ora, non avete firmato un accordo vero e proprio, vi siete limitati a siglare un, un verbale intesa dove appunto emergono convergenze e divergenze. In genere le trattative insomma, si fanno che c'è un pacchetto no, di cose, ognuno fa delle rinunce e si accetta poi dopo aver negoziato in blocco con qualcosa su cui si è più d'accordo e qualcosa in meno. Poi guardi, qui... Noi abbiamo iniziato tutto questo percorso della revisione della legge Fornero attraverso una piattaforma unitaria. Abbiamo svolto unitariamente tutto il confronto con il governo e abbiamo anche concluso unitariamente questa prima fase del percorso e credo che questo sia assolutamente importante. Io non sono tanto affezionata alla terminologia verbale di accordo o accordo o un verbale dove con chiarezza si dice CGL, Cise, Will e Governo condividono. L'importante è il risultato, il risultato sono 6 miliardi sulla previdenza, il risultato è la quattordicesima per oltre un milione e 300 pensionati che non l'avevano, è la. Totalizzazione: il cumulo dei contributi per i giovani a costo zero, cosa fondamentale per quella generazione, e proprio nella differenziazione tra lavoro e lavoro, aver detto che chi va in pensione a 63 anni. È licenziato, non ha più armotizzatori sociali, svolge un lavoro, ha svolto un lavoro particolarmente gravoso, ha una condizione di salute eh, non buona o deve seguire col lavoro anche di cura dentro la famiglia, congiunti, genitori o i figli con gravi problemi di salute, l'anticipo pensionistico è a carico dello Stato. Credo che questo sia assolutamente importante, come aver tolto ad esempio la eh, famigerata condizione per cui l'aspettativa di vita anche per i lavoratori usuranti veniva continuamente spostata. Credo che questi siano valori di questa trattativa importanti per le persone che noi rappresentiamo. Il resto è sul tavolo, però abbiamo già condiviso i temi da affrontare e questo non è una cosa di poco conto. Prendo l'esempio dei giovani. Avere individuato che è necessario un minimo di pensione di garanzia per i giovani, perché non è possibile immaginare che già oggi un giovane Debba essere consapevole che da futuro pensionato sarà povero. Aver rimesso in discussione il metodo di calcolo sul contributivo, rivedendo quindi il coefficiente: non è detto che il contributivo debba necessariamente abbassare di così tanto la pensione, dipende ovviamente dal coefficiente e dal metodo che si utilizza. Credo che siano altrettante questioni importanti che abbiamo condiviso almeno nelle priorità con il governo. Senta, sulla quattordicesima, La critica che faceva il presidente dell'Inps Boeri era che senza una verifica con l'Isee sette pensionati su 10 che prendono la quattordicesima in realtà poveri non sono. E, è una critica che lei considera... come Guardi, risponde? Intanto a parliamo di pensionati e di pensionate, quindi di gente che ha lavorato e ha versato contributi. Poi sa, La questione di equità eh, nel nostro paese ha sempre un po' queste caratteristiche. Forse la quattordicesima eh, per una pensione sino a 1000 euro al mese, tra l'altro quindi medio bassa, eh, la può sottovalutare chi non ha bisogno. Eh, per un pensionato e una pensionata che vive in quella condizione è invece un, un valore importante. E poi ci sono tanti tanti modi per valutare la questione dell'equità. A partire dall'equità fiscale. Allora, un conto quando parliamo di previdenza, di contributi versati, di chi ha veramente lavorato, un conto quando parliamo di come cambiamo nel nostro Paese un sistema fiscale che ai noi è anche caratterizzato da una presenza di evasione fiscale davvero alta. Quindi io credo che non dobbiamo confondere eh, quello che è la previdenza con quello che è l'assistenza, quella che è la previdenza con quello che è invece il sistema fiscale. Abbiamo tante cose da correggere nel Paese, quello sicuramente. Senta, ma lo strumento APE, anticipo pensionistico, la convince? Eh, oppure anche lei condivide le critiche di chi individua in nell'APE solo una, uno strumento per far felici banche e assicurazioni? A me convince molto quella che abbiamo chiamato APE Social, e cioè il riconoscimento dello Stato che si fa carico dell'anticipo per determinate categorie di lavoratori e di lavoratrice, mi convince molto il fatto che debbano essere le imprese in carico di in caso di esubero, di riorganizzazione aziendale a farsi carico magari anche in parte attraverso i fondi bilaterali di tutto questo. L'APE, quella così definita volontaria, è un'opportunità in più. Per il lavoratore e la lavoratrice. Che, però, mi permetto di sottolineare una cosa che vedo poco eh, riportata anche sui media in modo particolare, anche dalla stampa. A. Non è obbligatoria. Secondo, un lavoratore o una lavoratrice che decidono senza avere. Licenziamenti, fine degli ammortizzatori sociali, lavori gravosi, stati di salute precari per se stessi o per la famiglia. Di anticipare l'uscita non necessariamente deve attivare il prestito pensionistico attraverso l'Inps con un istituto di credito, può utilizzare il suo TFR e può utilizzare soprattutto, cosa su cui noi ci siamo battuti tanto, anche il fondo della sua previdenza complementare. Quindi quello io lo leggo come una scelta del governo eh, che comunque offre un'opportunità in più al lavoratore e alla lavoratrice. Noi innanzitutto in questa fase... Ci siamo voluti e dovuti occupare dei più deboli, quelli che sono quasi costretti ad andare in pensione per stato di salute o perché hanno perso il lavoro e finito gli armotizzatori sociali. Si, vale il discorso che facciamo prima con il segretario Petriccioli, appunto, la limitatezza di risorse, fa sì che inevitabilmente si debba poi. Eh, parliamo anche di risorse pubbliche, certo, anche, e non sarà facile anche per i sindacati, certo, perché non potete dire eh, un diritto per tutti, perché ahimè i soldi non ci sono per dare diritto a tutti, e quindi inevitabilmente dovrete distinguere le, le platee. Però dal segretario generale della CIS vorrei sapere se, 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 se insomma questo è un segnale che sta cambiando un po' anche il clima nei rapporti col governo perché è, diciamo una delle caratteristiche del governo Renzi è che per tutta una prima fase come dire, i corpi intermedi in qualche maniera eh, diciamo non c'era questo non sembrava ci fosse questo grande dialogo poi abbiamo avuto il terremoto, vi hanno convocato a Palazzo Chigi, Industria 4.0 ma può essere che è? semplicemente che alle volte sbagliando si impara e quindi il governo ha iniziato a capire l'importanza invece dell'interlocuzione, del confronto con chi rappresenta il lavoro, eh? quindi con le associazioni di impresa, per i datori di lavoro e con Cigele, Cise e Will, in rappresentanza di lavoratori, lavoratrici, pensionati e pensionate. Noi abbiamo ancora tanti temi davvero importanti su cui attivare il confronto, il tema della crescita, il tema dello sviluppo, il tema della produttività. Spero davvero che il governo sino in fondo abbia preso coscienza che per far uscire il paese dalla crisi e farlo uscire con un paese un po' migliore di quello che c'è c'è bisogno di un grande patto sociale tra le istituzioni, chi rappresenta il mondo del lavoro e delle imprese, in modo da avere obiettivi comuni e creare le condizioni davvero di sviluppo e crescita. Ma il sindacato, in questo patto sociale, cosa ha da, diciamo, da, da porre sul piatto? Beh, innanzitutto. La nostra rappresentanza, che è di milioni di uomini e di donne, che hanno in comune il valore sociale del lavoro e quindi far ripartire il paese e farlo ripartire a partire dalla produttività, da un nuovo modello di relazioni industriali, dalla partecipazione del lavoratore e della lavoratrice, mettendo al centro lo strumento della contrattazione, sia nel mondo del lavoro il lavoro privato in tutti i suoi settori come nel mondo del lavoro pubblico credo che sia assolutamente indispensabile per arrivare ad un paese dove il lavoro non è un miraggio non è la sensazione la paura di perderlo ma è invece un diritto di cittadinanza Benissimo la ringrazio segretario Grazie a voi Grazie, Grazie a vi lascio allora le domande. Delle... La segretaria generale della CISL Anna Maria Furlan, il giornalista del Sole 24 Ore Giorgio Pogliotti e anche noi abbiamo il nostro piccolo spot pubblicitario. Ci salutiamo un attimo, restate con noi, poi torneremo di nuovo in studio e continueremo a porre le vostre domande in diretta qui al Segretario Confederale Maurizio Perediccioli. Restate con noi, ci vediamo tra poco. Grazie. Bentrovati. Allora, eh, siamo ancora in diretta qui alla Bor TV. Oggi si parla di pensioni, stiamo rispondendo alle domande che ci inviate numerose, sia per messaggio sia nella pagina Facebook e siamo con Maurizio Petriccioli, il segretario confederale della CISL che proprio di questo si è occupato in prima persona. Allora, segretario, oh, continuano ad arrivare le domande, eh, ne poniamo subito un'altra. È Girolamo che ci scrive e chiede di avere un, uh, un parere sulla sua situazione. È un lavoratore precoce, ha iniziato a lavorare come dipendente pubblico a 16 anni, ha oggi 58 anni e a maggio 2017 avrà 40 anni di contributi. Chiede secondo uh, il nuovo accordo quando potrà uh, andare in pensione e cosa succede. Qual è la novità che porta il nuovo accordo per questo lavoratore? Questo, lavore, questo lavoratore sarebbe andato via a 42 anni, 10 mesi, ma siccome aveva 58 anni non avrebbe eh, raggiunto i 62 di vecchiaia. E non raggiungendo i 62% di vecchiaia, uscendo con la pensione di anzianità, avrebbe avuto una penalizzazione dell'1% se aveva 61 anni. In questo caso ne avrebbe avuti 60, quindi avrebbe avuto una penalizzazione del 2%. Cosa fa questo accordo? Fa rimanere il requisito pensionistico a 42-10 anni, ma toglie il 2% di penalizzazione che questo lavoratore avrebbe avuto. Ecco, abbiamo dato questa prima risposta. Ovviamente eh, il tema se come e quando si va in pensione è particolarmente sentito, eh, facciamo un'altra domanda. Eh, questo è il signor Antonino che domanda invece eh, in merito sempre alla sua situazione. Eh, lui ha 61 anni, ha versato 36 anni di contributi, ma da oltre tre anni non lavora e non ha più diritto ad ammortizzatori sociali. Cosa deve fare? 61 anni di, di contributi, l'unica possibilità che ha per, per poter andare in pensione, eh, e lì il nostro accordo lo agevola particolarmente, è arrivare ai 63 anni di vecchiaia e a quel momento chiedere il prestito che sarebbe nella formula agevolata, cioè l'anticipazione pensionistica che lui avrà dalle banche sarà interamente pagata dallo Stato in questo caso e perché? Perché risulta disoccupato senza ammortizzatori sociali. Quindi il suo problema è raggiungere i 63 anni. Quindi è solo una questione di età di a questo tempo. punto. Ecco, sì. eh, molto importante sottolineare questo aspetto perché quello di accedere all'APE, quindi al prestito, sta creando oh, parecchia preoccupazione. Eh, vogliamo ribadire i criteri con cui utilizzare l'APE? Per... Sì. Certo, allora l'ape è, è, è diciamo così, divisa in tre tipologie, quella volontaria, l'ape di mercato viene definita così, poi c'è l'ape agevolata da un intervento dello Stato che permette di ridurre fortemente le, pen le penalizzazioni del prestito che si è ricevuto e poi quella in caso di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale. E come ha detto prima la segretaria Furlan, eh, le rate di restituzione del prestito ricevuto nel caso di APE eh, di prestito pensionistico per riorganizzazione aziendale sono pagate dalle imprese. Quindi da un lato interviene lo Stato che aiuta particolari lavoratori svantaggiati. Dall'altro i lavoratori all'interno della riorganizzazione aziendale o per ristrutturazione eh, sono come dire, supportati dalle imprese che pagano la ratta di ammortamento, quindi quello che è totalmente a carico del lavoratore è se uno decide volontariamente, non è licenziato, non ha una malattia, non ha un'invalidità, ma decide volontariamente di uscire dal... Lavoro. A quel punto la persona prende per tre anni e sette mesi un reddito ponte, questo anticipo, che non è tassato, quindi è esente da tassazione. Quando arriva a 66 anni e 7 mesi, cioè al diritto alla pensione, deve restituire in rate mensili per 20 anni ciò che ha avuto nei 3 anni e 7 mesi in cui ha ricevuto questo prestito. Più o meno. Eh, su una pensione di 1000 euro, più o meno, ora faccio un calcolo anche una qua. Stima, ecco, facciamo una, una stima per esemplificativa. esemplificativa per far intendere chi ci ascolta. In un'app volontaria eh, la rata di ammortamento, chiamiamola così, che contiene il capitale. Il costo dell'assicurazione e eh, gli interessi bancari è attorno al 6%, quindi diciamo che eh, in una pensione di 1.000 euro presa per tre anni è attorno al 18%, e cioè in una pensione di 1.000 euro ci sono 180, 160, 180 euro di eh, ratta di ammortamento. Quindi ognuno come abbiamo già detto, deve fare una valutazione, il suo progetto di vita le condizioni familiari eh, i costi che sostiene per andare a lavorare ci sono tante persone che lavorano a 50, 60, 80 chilometri, se vanno in auto hanno un costo, devono mangiare fuori hanno un costo, le persone faranno queste valutazioni e liberamente, perché nessuno avrà una pistola alla tempia liberamente deciderà se gli è conveniente o meno uscire anticipando un po' quei 66 anni e 7 mesi che sono un'eredità della legge Fornero ma un'eredità che sta sfiancando i lavoratori e le lavoratrici quindi questo è il risultato e più o meno il contenuto aggiungo solo una cosa ho parlato di interessi bancari e forse è più comprensibile perché ottengo un prestito mi fanno pagare un interesse, un interesse ovviamente molto basso, concordato fra lo Stato e le banche, anzi fissato dallo Stato e le banche che vogliono aderire aderiscono. Però volevo citare, siccome l'ho detto, il tema dell'assicurazione. Perché c'è un'assicurazione? Come la Vulgata dice per fare un regalo alle assicurazioni, tutt'altro c'è una... Assicurazione di premorienza perché voi capite che andando in pensione a 63 anni, dovendo pagare la rata per 20 anni, si va a 83 anni. È triste dirlo, ma non tutti arrivano a questa età e a quel punto si rischierebbe di passare la, agli, eredi. Agli, agli eredi una diciamo, gli si fa un brutto regalo perché dovrebbero. Entrare, subentrare loro per poter pagare questa anticipazione che si è ricevuta. In questo caso scatta l'assicurazione e paga direttamente l'assicurazione. Quindi siamo certi di poter dire che chi si impegna in questa direzione, gli eredi non avranno alcun riflesso e nemmeno la pensione di reversibilità eventualmente spettante al coniuge non dà diritto ad una richiesta di rate di ammortamento sul prestito che si era ricevuto. Ecco, questi sono aspetti tecnici ma davvero molto importanti eh, da specificare, da comprendere, ma ricordiamo anche che il sindacato è a disposizione con i suoi sportelli, la sua rete in tutto il territorio per poter andare direttamente e far valutare la situazione di ciascuno. Eh, come dicevamo, ogni persona ha un caso a sé che di fatto si deve eh, integrare ed ad adeguare a quello che è il testo di legge e proprio per questo il sindacato offre una consulenza ed è disponibile. Eh, segretario, continuano ad arrivare domande. Eh, ne leggiamo un'altra, arriva dal signor Alessandro, eh, che chiede di eh, anche qui un'altra specificazione. Ne abbiamo già parlato, ma eh, come dicevamo tutto è molto sentito. Eh, riscatto della laurea. Anche questo è un aspetto che eh, viene evidenziato. Si è detto che non è valido ai fini della pensione e del calcolo della pensione di anzianità. Vogliamo ricordare allora come si utilizza il riscatto della laurea? Allo stato attuale le persone che hanno riscattato la, la loro a, laurea la possono utilizzare eh, perché eh, gli frutta, gli dà un risultato concreto nella pensione di vecchiaia per migliorare il futuro trattamento pensionistico. Ci sono contributi in più per 5 anni, per 4 anni, per 6 anni e quindi avrò una pensione migliore. Tutto ciò non era valido per chi usciva non dalla vecchiaia a 66 anni e 7 mesi, ma per gli uomini per esempio con l'anzianità e quindi a 42 anni e 10 mesi di contributi versati. Su questo canale il meccanismo della laurea non era valido. Oggi invece, grazie all'accordo che abbiamo fatto, chi avrà riscattato la laurea potrà utilizzare... 4 anni, 5 anni o 6 anni di contributi, non per, solo per migliorare il futuro rendimento pensionistico, ma per raggiungere il requisito pensionistico. Ipotesi: ho eh, 39 anni di contributi, riscatto la laurea, ha valore per 4 anni e posso andare in pensione. Ok? Ok, allora anche qui abbiamo dato una risposta, speriamo di essere stati utili. Eh, rispondiamo invece a Daniela. Daniela va a toccare un punto particolarmente delicato, è quello dell'assegno sociale. Dice, chi riceve appena un assegno sociale di 480 euro al mese, eh, cosa gli succede? Eh, oh, cosa allora, prevede l'accordo di fatto? Diciamo se ha possibilità di avere un qualcosa in più. No, temo che la, ora non vorrei essere io a tradurre, ma temo perché nell'accordo non gli succede niente, nel senso che non è trattato la questo tipo di situazione, esatto, non, è, non è trattato questo tipo di argomento. Forse però lo ipotizzo io, l'ascoltatrice vuole dire, siccome, siccome avete dato <ride> esatto, alle pensioni occuperete. minime eh, certo. eh, basse, avete dato un riconoscimento pari alla quattordicesima mensilità, chi ha solamente l'assegno sociale di 480 euro al mese, pensate di fare qualcosa? Voglio ricordare che nella scorsa legge di stabilità eh, fu accantonato eh, per gli interventi sulla povertà, perché stiamo parlando di persone ai limiti della povertà assoluta, quindi 480 euro al mese, e bisogna solo augurarsi che queste persone non debbano pagare anche un affitto perché altrimenti ovviamente non riuscirebbero a vivere. Pertanto è chiaro che lì fu accantonato un miliardo e mezzo per interventi sulla povertà e dovranno queste cifre essere spese per situazioni di particolare bisogno come sicuramente è quello del caso che ci viene prospettato. Altra cosa però abbiamo fatto noi, noi abbiamo fatto un intervento non sociale, abbiamo fatto un intervento sulla previdenza, riconoscendo tra l'altro la quattordicesima crescente in base al numero dei contributi versati. Ritornando alla domanda precedente sull'equità, l'equità c'è perché noi di, riconosciamo più quattordicesima chi ha versato su più contributi. È semplice da capire perché a chi ha versato più contributi. Per due motivi. Tanto perché chi ha versato contributi possiamo sottintendere che ha lavorato una vita e forse ha dato un po' di ricchezza a questo Paese. Secondo, perché chi ha versato contributi ha partecipato a mantenere in equilibrio il sistema previdenziale e dopo vent'anni io credo che queste persone abbiano diritto a avere un po' di riconoscimento. Ecco, sicuramente eh, questo è un principio importante da tenere presente. Eh, c'è anche un'altra questione che viene posta ed è un po' più trasversale. Eh, ponendo che eh, sulla previdenza sono state date delle risposte, eh, c'è anche il tema dei voucher, uso e abuso dei voucher. Eh, anche questa è una domanda che ci viene posta mh, dal sì. signor Giancarlo. Sì. Signor Giancarlo, rispondiamo che è in corso una trattativa fra il governo e le organizzazioni sindacali per modificare il Giobatte, quindi all'interno di quella trattativa anche i voucher e rispondiamo che ha Ragione, noi condividiamo. Abbiamo fatto presente al governo che uno strumento come quello dei voucher, che era stato creato per rispondere a lavori di tipo saltuario, è incredibile che improvvisamente in un anno, attraverso gli abusi, sia diventato forse uno degli strumenti attraverso i quali maggiormente si offrono opportunità di lavoro oggi nel nostro paese. Allora, ci sono settori come l'edilizia e come l'agricoltura, nei quali io credo che i voucher non vadano utilizzati, vanno utilizzati per dei lavori occasionali e saltuari che nulla hanno a che vedere con i rapporti di lavoro mascherati eh, come voucher, come occasionali, ma che invece sono lavori strutturali di fatto diciamo, nascevano come strumento per far emergere quello che era un lavoro sommerso, esatto. pensiamo solamente che in un anno eh, in una regione come la Lombardia c'è stato un incremento di oltre il 215%, quindi questo dà l'idea di quanto sia necessario andare nella direzione che ha appena indicato. Eh, ancora un'altra domanda, eh, praticamente un altro lavoratore, il signor Marco, ci dice... Che è un dipendente pubblico, ha fatto cassa integrazione ordinaria e straordinaria, ha 25 anni di contributi e 44 anni di età. Mm. Dice: eh, Ancora quanti contributi dovrò versare prima di immaginare di andare in pensione? Quindi ha solo 25 anni di contributi e 44 di età. No, come... È molto lontano, ma. Eh, sì, è molto lontano. Si vuole preparare per tempo. <ride> Se, e fa bene. Se rispondo. In maniera letterale risponderei così. Eh, ha 25 anni di contributi, quindi in realtà lui potrebbe anche non avere più contributi al raggiungimento dell'età di vecchiaia, potrebbe andare in pensione di vecchiaia perché la base minima per la pensione di vecchiaia sono 20 anni di contributi. In realtà è bene cumularne il più possibile perché la sua pensione migliora. E' per quel meccanismo da, che dicevamo qua di crescita. Che però in realtà il suo problema non è cumulare i contributi, ma il suo problema è quello di raggiungere l'età di vecchiaia. Quindi stiamo parlando ancora di qualcosa come vent'anni. Diciamo che ha anticipato forse un po' troppo. Eh, segretario, eh, abbiamo parlato di varie situazioni. Eh, sicuramente un aspetto interessante è anche quello che riguarda le donne. Le donne molto spesso hanno lavorato per meno tempo, per part-time, per eh, ragioni di famiglia, è il caso di dire. Ecco, ehm, alle donne lavoratrici cosa consiglia di fare? Quali, secondo lei sono anche le prospettive che dà questo nuovo accordo? No, questo nuovo accordo fa un'operazione davvero molto interessante da questo punto di vista perché eh, in qualche maniera, seppure nella seconda fase, ma intende proprio con il governo riconoscere i lavori di cura come lavoro sociale. Questo significa che eh, le donne che... Eh, diciamolo, che in particolare sono quelle che si fanno carico del lavoro di cura della famiglia, eh, potrebbero essere necessariamente più attente a questo problema e quindi anche più agevolate. La definizione del lavoro di cura permetterà tanto di identificarlo e il secondo aspetto sarà quello di provvedere ad una riserva di contributi che verranno messi per quei periodi in cui il lavoratore dovrà sospendere la sua attività lavorativa per sostenere la persona, il parente, il familiare affetto da una malattia o da un bisogno. Quindi c'è un lavoro che dobbiamo fare in questa direzione davvero molto importante. La seconda parte che abbiamo, eh, la racconto, non è scritta sull'accordo, la racconto qua. Un inedito della trattativa. Ecco. Voi sapete che uno dei punti che il governo sta osservando è certamente quello eh, che c'è un'infrazione aperta dalla Commissione europea perché noi nel canale di pensionamento di vecchiaia abbiamo due requisiti, cioè trattiamo donne e uomini in maniera diversa. Gli uomini vanno in pensione a 42-10 mesi, le donne a 41-10 mesi. La Commissione europea ha messo sotto infrazione il governo perché dice che devi omogeneizzare questo tipo di requisito. La nostra riflessione è fatta con il governo che ci piacerebbe stare all'interno di una Unione Europea che oltre a osservare infrazioni di questo tipo che colpirebbero le donne, bisognerebbe anche osservare, per esempio, le differenze stipendiali che esistono fra gli uomini e le donne, oppure andare a vedere che le donne hanno dei livelli di reddito pensionistico molto più bassi di quello degli uomini, perché? Perché prendono stipendi mediamente più bassi di quelli degli uomini. Di questo la nostra Europa non ne parla, parla delle infrazioni sui requisiti per la pensione di anzianità e poi non ci possiamo meravigliare che alla fine le persone si sentano distanti da questa Europa. Ma tornando quindi alle donne, portando questo tipo di esempio al tavolo, abbiamo evitato, impedito, ragionato con il governo affinché ci fosse una eh, unificazione verso l'alto del requisito di anzianità contributiva che era un rischio reale che poteva succedere. Questo è stato evitato e anzi lo so solo per alcune donne e per alcuni uomini, quelle disoccupate, quelle invadite, quelle che fanno lavoro di cura, quelle che fanno lavori onerosi. Penso per esempio che sarebbe molto interessante per le donne inserire nei lavori particolarmente gravosi e pesanti non solo quanto ne abbiamo già parlato, tutta la parte infermieristico-sanitaria, ma anche proprio il settore delle pulizie. Io credo che sia sia, per gli, orari che fanno, sia per gli orari che fanno, sia per il lavoro che fanno, è un lavoro davvero cravoso, pesante e credo che sarebbe davvero importante con il governo definire questo tipo di settore perché guarderebbe con attenzione e agevolerebbe, quindi porterebbe a 41 e a 63 pagata dal Governo il prestito pensionistico e a 41 invece perché eh, sul tema dei lavoratori precoci. Darebbe l'opportunità a tante donne di quei settori di poter uscire prima dal mercato del lavoro. Allora, eh, segretario, eh, stiamo facendo un po' uno scenario al di là delle domande che continuano a giungerci, numerose, eh, immaginando che comunque l'Italia è un paese che sta invecchiando a eh, una bassa denatalità, in tutto questo discorso si inserisce questo aumento progressivo di una popolazione eh, immigrata di seconda generazione. Ecco, per questo tipo di eh, persone che eh, arrivano magari anche con sistemi pensionistici avviati in altri paesi o comunque hanno pochi contributi. Eh, Cosa si può fare e cosa si prevede oppure avete contemplato una riflessione successiva? No, su questo non, non, non abbiamo contemplato una revisione di quelle gestioni particolarmente mirate sul tema di cui lei ha fatto nota e, e nemmeno abbiamo ragionato di come migliorare eh, il livello e la quantità delle convenzioni tra il sistema previdenziale italiano e quello di altri paesi, in particolare quelli delle etnie che sono più presenti nel nostro paese. E, mi piacerebbe ragionare di questo eh, perché probabilmente questo farebbe uscire una risposta ai nazionalpopulismi imperanti tutte le volte di cui si parla di immigrazione e in cui si dice prima gli italiani poi gli altri. Se facciamo un bilancio fra quello che gli immigrati danno al sistema previdenziale e quelli che gli immigrati prendono dal sistema previdenziale, vediamo che ogni anno parecchi miliardi di euro gli immigrati li lasciano per l'equilibrio del nostro sistema previdenziale. Sapendo che in futuro non essendoci convenzioni fra paesi loro non toccheranno niente. Di questo bisognerebbe riflettere maggiormente e dovrebbero, ribadisco, riflettere di più coloro che hanno sempre certi slogan in bocca e che poi in realtà non fanno altro che creare un brutto clima nei confronti di persone che vengono in Italia perché scappano spesso dalle guerre e dalla povertà. Allora, eh, segretario, siamo in chiusura. Vogliamo ringraziarla per la disponibilità e anche per la competenza con cui ha dato eh, risposta ai nostri ascoltatori. Vi ringraziamo per averci seguito e vi ricordiamo che potete seguire e rivedere eh, questo speciale su TV. Arrivederci.